Perfetto, eccoci qua di nuovo su Resident Evil Outbreak alla terza parte. Allora, benissimo, sempre con il nostro amico Mark. Amico? Amico. Lo conosci personalmente? No, non lo conosco. Meglio. David, a proposito, dove è finito? Ah, vabbè, starà ancora combattendo contro le vespe. Ah no, eccolo. Guarda. Ok, allora ragazzi, prendetevi tutte le cure che potete, che adesso sai c'è un punto critico dove dobbiamo prendere il coso dal Thanatos che gli ha attaccato Nikolai. E ce ne beccheremo, sì, di pugni in faccia, eccetera. Cazzo, cavoli tuoi ora. Grazie. Vabbè, non è difficilissimo, dai. Devo passare per forza dagli squali, giusto? Sì, no, oddio, non lo so. Sì, perché... Sì, perché c'è la maniglia rotta, non posso passare, sì, da là. Devi passare le squali. Devo fare il 360, devo fare il giro a 180 gradi, sennò devo rifarmi di nuovo sto pezzo. Allora, ragazzi, sempre uniti, mi raccomando. Mi raccomando, stiamo uniti contro gli squali che... l'ultimo video ho fatto una schivata epica. Molo, molo. Dai. Il mio video era morto Kevin, mi sembra. Sì. Non ricordo, sai. Era morto Kevin e poi l'avevi rifatto. Senza la modalità infinita. Ah, sì, perché poi avevo ricominciato tutto. E avevi usato pure il coso che eri a 0.30 di infezione. E io mi ero insospettito. Sì, perché dovevo ricominciare il livello tutto da capo. Perciò volevo andare abbastanza veloce. E quindi ho usato l'action replay quasi. David, Yoko. Dov'è Yoko? No, no, è ancora ok. Dai, ti prego, no. Allora morirà. No, non grande, brava Yoko. Non sprecate tutti i colpi contro il Thanatos. Avete capito, brutti stronzi? Ma levagli le armi, e allora le spiego. E dove le tengo, scusa? Non so che hai nel mondo. Prendi la roba. Non lo so. Minchia, ma la madonna. Dove l'hai preso questo? Dove l'hai preso tu? No, ma dove l'hai preso? Dove l'hai preso? È mio quello, è mio. È mio. This is it. È mio. È mio. Scusa, dimmi una cosa, eh. Ah, ok, l'hai finito. Scusa, ma hai finito tutti i caricatori? Convinta lei. Va bene, hai finito tutti i caricatori. Ma poi ce l'ha, i caricatori sì, però ha il fucile. Adesso guardo quanti colpi di pistola. Vabbè, tanto poi sopra si trova un lanciagranate. Basta che sparano con la pistola, allora, poi io sparo con lanciagranate. Ma scusa, ma le erbette blu io qua... Ah beh, qua sì, ci sono i ragni, giusto. Attento. Allora, prima devo prendere la scheda. Oh, c'ho tre medicine rigeneranti. Bene e male, le userò poi. Dato che le posso tenere in quantità. Ok, ok. Allora, adesso prima facciamo vedere lo screenshot... del Thanatos. Lo screenshot? Sì, il filmatino, come cazzo vuoi definirlo? No, facciamo lo screenshot. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Ok, allora adesso devo fare il giro a 180 gradi. Sì. Prima che si chiuda la porta. Devo essere più veloce della porta. Cosa che per Mark sarà una cosa difficile. Abbastanza lento, infatti, Mark. Minchia, piroetta in volo. Io l'ho vista ora. Vabbè, sì. La piroetta. Dai, ti do un bel 10, Thanatos. Dai. Ok, allora. Adesso devo individuare il punto in cui scatta la corrente, aspetta, eh. Ma vai, ma no! Ma perché ho mandato Yoko a pericolo?
demente. Povera Yoko. L'ho mandata a pericolo, poverina. Sei un assassino. Oh, cazzo, quello lì entra dalle porte così, non si sa. Sì, che poi è il triplo di quella porta. Sì! Primo colpo! Ah, l'hai preso, bravo. E dov'è, scusa, il collo? Oh, ma non sprecare i colpi! Me... Ma dai, mi sprecano tutti i colpi! Venite via, venite... Dementi! Dementi! Dementi, venite via! Non sprecate tutti i colpi! Oddio, si stava rialzando. Si era rialzato. Sì, sì, si era rialzato perché io stavo cercando ripetutamente il codo. Via, David, Yoko! Yoko? Yo, David? Vabbè, poi se riescono a sopravvivere, riesco a chiamarli col coso, poi. Yoko è uscita. Manca David. David è morto. No, non parlare sfiga, poverino! Va bene che c'ha il colpo finale, Thanatos, che ti uccide in un colpo, però non lo fa sempre. Infatti. Ma adesso devi... Cioè, gli hai tutti e tre i campioni. Sì, 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 devo solo inserire questo. Ok. Quanto siamo? Ok. No, credo di fare solo la fuga e poi boh, gli incontri li faccio dopo. Perfetto, bravo David. Non è morto David, che ok. Dai, David è simpatico. Sì, è simpatico, però scusa. È Mark che non mi piace, mi sta antipatico. Ma grazie. Non so perché. Qua cosa c'è? Spray. Nulla. C'è lo spray. Ma allora, 29, 41 più due pistole più questo. Volete prendere questo, ragazzi? Ma Yoko vuole un'altra arma. Oh. Thank you. Ma le mie medicine. Dove sono finite le mie medicine rigeneranti? Prova a indietreggiare. Dammele. This is it. Chi l'ha preso? Yoko. Ladra! Tu sei il mio zainetto ambulante, Yoko, però non devi rubare le cose da terra. Quelle le devo prendere io. No, perché Yoko deve portarmi tutti. David non capisco. Vabbè. Spray? No. Cosa c'è altro qua? C'è un caricatore pistola. Ah, fucile d'assalto. Che... Antivirus G. Lo uso subito. Vabbè, ma tanto... La usi la luce del giorno? Sì, è normale. Non voglio mica diventare uno zombie. Dici... Che non so se... Dimmi. Non la usi, che succede? No, diventi uno zombie. Diventi uno zombie. Ottimo. Si vede il filmato in cui diventi uno zombie. Dentro l'elicottero. Sì, sì, è vero. Ma scusa, c'è un altro sì, giusto. Ma c'è un altro finale che finisce col car armato. Come cazzo si vede? Non lo so. Io so solo questo per diventare uno zombie e il finale è buono. Quello normale, che sì, scappi dalla città. Invece in come si chiama, nell'ultimo, in Outbreak File 2 ce ne saranno almeno una sei di finali. Porta Linda o non portare Linda? Usa la Jeep senza Linda o con Linda? Salire nell'elicottero, sì, sì, con Linda o se no senza? Mamma mia. Linda dipende da un casino di finali. Sì. Ok. Allora, adesso ci dirigiamo dal nostro amico. Prima facciamo un po' di scorta. Il lanciagranate io lo faccio prendere anche a loro, perché tanto a me ne serve solo uno. Ok. Qua? Ah, 45 automatica, non mi serve. Non ha voce. Cosa, non hai voce? Non lo so, ho parlato ma non mi uscirà la voce. Cioè, perfetto. Qui c'è un sacco di roba. È mio. No, ma che offri? Il fucile d'assalto l'ho preso io. Lì cosa c'è? Caricatore, fucile d'assalto. Ma quanti... Scusami. Ce ne sono due qui di caricatori,
Sì, li ho visti, però non so come cazzo tenerli. Beh, fa niente. Ma toglili... Togli la pistola agli Yorko. Ce l'ha due tanto. Beh, ma tanto prende... David! David! David, vieni qua. Ti do un'arma potente. Così la usa subito. Ma l'ha presa Yorko. Ma è demente. Probabile. Ma che... No, mi sto incasinando l'inventario. Dov'è finito il mio lanciagranate? Dammi un... Sì, sì, l'ha preso lei. Così va bene, poi. Pistola non me ne faccio niente. Qua adesso dovremmo essere a posto. Due fucili d'assalto, carichi. Yoko è quella più potente, c'è un arsenale che dà far paura pure a Chuck Norris. Ok, dai. Vabbè, David gli sparerà con la pistolina, dai. Ma tanto David muore. Grazie, eh! Dai, dovremmo avere un arsenale potente. Sì. My apologies for this place. Che poi questo muore adesso. Ah, Wesker, Wesker. Questo qua è che al taglio stile Wesker. I am grateful for your assistance. Daylight. Luce del giorno, eh? David se la sente molto figa in questo T-virus. Hai visto la posizione? Sì. They're the ones responsible for the catastrophe which has befallen the city. In retrospect, that entire T-project was a total disaster. Brute force should not be the only criterion for a weapon. It must also be beautiful, unique, and godlike. David, non fare il figo. You will also You're going to play with my ultimate creation. Potrai giocare con la mia ultima creazione. Ma vai a cagare. Tu e la tua ultima Yoko, creazione. It's been 2 years. Oh, ma forse non lo sai. Sono morto. After all, what happened was so terrible. I think you'd want to erase it from your memory. E poi non capisco in una università che c'entra l'Umbrella poi. Ci sono i laboratori sotterranei sotto l'università. Ah, Nicolai l'ha ammazzato. Ah, già non me lo ricordavo. Dai, che schifo, però mettergli un Nicolai, non ti credere, figo, che tu tanto muori ammazzato dal Nemesis. Oddio, veramente? Sì, nel terzo, nel terzo, non ti ricordi? Alla fine, prima di ammazzare. Sì, sì, sì. Prima di ammazzare il Nemesis, muore. Tenta di sparare a Jill, ma muore, mi sembra. Ah, sì, è vero, tanto lo odiavo. No, dove. No, non iniziamo a perdere tempo. Dove cazzo è l'altro computer? No, dai. Dov'è l'altro computer? Ah no, forse ho già fatto tutto. È uno da attivare. Ah sì? Io pensavo sempre due. Oddio, non lo so, non me lo ricordo. Vabbè. No, perché mi sembra che erano due, non lo so. Vabbè, se ce ne sono due, mi sembra di aver attivato l'incubatrice comunque. Ah sì, è vero, uno si attiva per attivare. Dici? Spero, oh, vedi. Spero di aver attivato quello giusto. Per l'incubatrice, perché tornare indietro di nuovo, scusami. Ti prego. Ok, perfetto. Allora. Sì, ma dov'è finito il mio coso? Cosa? Glielo do anche a loro, dici? No, perderesti tempo, però... Io lo do solo a Yoko perché mi sta simpatica. Anche perché David ancora non c'è. Grazie. Vabbò, andiamo. David si fotta. Può diventare uno zombie, David. Si fotta le palle. Non è venuto? Bene. Chi dorme non piglia pesci, David.
sei rimasto qua, mi fa piacere. Adesso mi devo ricordare la strada. Cazzo. Beh, spero di... Vabbè, non è difficile. No, non è difficile. Mi sa che devo attivare la porta, scommettiamo. Vedi? Però non riesco a trovare il computer. Ah, forse era questo. Sotto, premere il cuore. Minchia, sti cosi quando li fanno imboscati. Porca puttana. Due computer, non uno. Minchia. Due, infatti, erano. Testing passaggio B. Lo sai che qua il Thanatos in un pezzo può sfondare i muri? Sì, sì. Sì, mi sembra nel salotto, sai, quello lì. Che sfonda i muri. Però non so, non sempre. Adesso qua mi sembra che ci ritroviamo dove abbiamo inserito... Poi abbiamo tolto gli occhiali e li abbiamo inserito su Gandhi. Sì. Però questa è la parte posteriore? Stanza no, del sì, direttore. Oh cazzo, non mi ricordo. Aspetta. No, mi devo ricordare. Ah, sì. No, ma che sfiga! Minchia, mi è entrato proprio davanti. Che cosa vuole? Ma che ti prega, sei uscito? Lo so, però dà abbastanza fastidio ste entrate. Che poi è più grande della porta, si abbassa pure per entrare. La apre aprendo la manopola, non come il Nemesis che spaccava tutto. Infatti, no, anche il Nemesis le apriva. Ah sì? Sì, che poi sentiva solo chiudere la porta. No, ma il Nemesis ti correva dietro con il lanciarazzi, era più figo. Mi cagavo su. È bellissimo quel gioco. Sì, il 3 è quasi il migliore, diciamo. Sì. Poi c'è Jill, ovviamente. C'è Jill. C'è Jill e Carlos. Corri Mark, corri prima che ti dà un pugno. Prima che ti dà un montante. Ecco, mi ha dato un montante. Ma che cacchio fa? Scappa. Minchia, ho visto che ha fatto uno scatto. Adesso mi devo ricordare la porta, Ale. Ah, oh cazzo. Quella si va all'ascensore. No, quella non è perché vai all'ascensore, infatti. Devi andare... Forse... Non è quella in mezzo? No, quella in mezzo no. Sì, quella lì forse. Tutto a destra. Sì, questa qua. Dovrebbe essere questa, perché sennò sì, l'altra senza manopola... cioè... Dovrebbe essere questa comunque. Sì, perfetto, indovinato. Qua c'è, mi sembra che c'era uno zombie che vacava, o no? Boh, se lo incontriamo cerchiamo di evitarlo. Esatto. Dai, primo L passaggio A. Dai. Minchia, c'è David mezzo morto, che ovviamente aspetta a prendersi la piantina appena sarà incosciente. Ah no, David si è curato. Bravo David. Adesso però me lo dovete tenere occupato, perché quello lì fa dei salti peggio... Lasciamo perdere. Ok, perfetto. No, adesso non c'ho voglia di aspettare 2 minuti. Sì, è vero, devi aspettare. 2 minuti. Quanto... Da qui... Minchia, 19 minuti. Stoppo. Sì. Infatti, stoppa adesso e riprendi... Perfetto. Stoppo adesso. Ok, stoppo.